Ciao Aliu. Oggi parliamo della legge di attrazione contenuta nei Vangeli. Allora, parliamo di questo grande uomo, che uomo non si può chiamare perché è ancora la manifestazione eccelsa del Creatore, Gesù. È l'uomo più discusso nella storia. Beh ragazzi, le discussioni avvengono nel momento in cui non riesci a replicare quello che lui ha fatto, quello che lui diceva, i suoi insegnamenti. Allora, Gesù era, quando era sul piano fisico, al tempo, allegro, scherzava, era amorevole, amava con misericordia, riusciva a vedere il prossimo così come era, e però a volte sapeva essere anche duro con autorità, privo di giudizio. Il suo cuore era centrato, era il massimo che un essere umano può realizzare, quindi la sua centratura era appunto essere non entrare in giudizio, nonostante lui aveva questa grande centratura, questo grande equilibrio interiore, sì, chiamiamolo centratura del cuore. E nonostante tutto ciò, non entrava mai in giudizio, ma dava sempre risposte che non potevano turbare che cosa? L'ego delle persone. È chiaro, no? Noi veniamo turbati se vanno a toccare il nostro ego. E quindi si reagisce perché entriamo in una modalità protezione. Amava tutti, per così come siamo, non per come voleva che noi fossimo, perché questo è un qualcosa che deve nascere dentro di noi. Lui insegnava, addirittura molte volte prendeva anche in giro gli apostoli perché non riuscivano a comprenderlo. Pensate un po', loro avevano difficoltà a comprendere realmente, davvero, chi fosse il Rabbi Gesù, oppure chiamato Yeshua. Ma poco importa, l'interessante è che noi facciamo riferimento e ci comprendiamo. Anche i discepoli venivano scherniti, li faceva sorridere, ma sempre a fin di bene, per cercare di trasmettere loro gli insegnamenti. Lui sosteneva che sosteneva ciò. E qui già una legge di attrazione. Non pensate al domani affannandovi, perché il domani avrà già i suoi affanni. E non pensate più al passato, perché il passato ormai è passato. Se noi prendessimo una clessidra e vedremmo che il materiale contenuto, che di solito è la sabbia, scende, e noi non dobbiamo più vedere la parte che sta scendendo, perché quella ormai è andata, è passato, e neanche dobbiamo preoccuparci di quanto tempo impieghi o quando tutta la sabbia scende. Quello che dobbiamo focalizzarci, e se vogliamo preoccuparci, è soltanto del presente. Quindi qui applichiamo il qui e ora. Queste sono parole scritte nel Vangelo. Altro che lui sosteneva è il cosiddetto regno di Dio, il paradiso interiore oppure l'inferno, sono stati interiori. Dunque, se noi abbiamo uno stato interiore dove non abbiamo autostima, e pensiamo sempre in negativo e facciamo sempre le vittime,
non facciamo altro che attirare a noi sventure, attiriamo a noi condizioni che non vorremmo, perché siamo ciò dentro, sono stati interiori. Tutto possiamo realizzare, ma dipende dal nostro stato interiore. Se noi diciamo a noi stessi non sono capace, non riesco, non fa per me, è troppo difficile, perché ripeto, quello che ho fatto l'altro giorno, sempre qui nel parco che c'era vento, a Bakuk, dove diceva incidete un qualcosa, visualizzatelo, ma realmente sapete che cosa voleva significare quel passo? Incidetelo nel vostro cuore, incidetelo nel vostro cuore, incidetelo nel vostro cuore. E quindi quando noi andiamo a comunicare a noi stessi, sono sfigato, non ce la faccio, non fa per me, non sono capace, e noi realizziamo tutto ciò e attiriamo, perché il simile attira simile, ragazzi. E allora qui entra un'altra legge dell'attrazione: a chi ha sarà dato e vivrà nell'abbondanza, a chi non ha gli sarà tolto anche quel poco che ha. Significa ciò: l'abbondanza, la ricchezza è uno stato interiore. L'abbondanza, la ricchezza è uno stato interiore. E soltanto se hai quello stato interiore puoi attirare a te ricchezza e abbondanza, perché lo spirito va di pari passo alla materia. Anzi, si suol dire lo spirito plasma la materia, ma devi essere qui. Quindi se vuoi, esempio, attirare denaro, perché è pur sempre una forma di ricchezza, devi essere dentro di te ricco e abbondante, stato interiore. Ma pensateci, ma una persona che il suo stato interiore è lamentele, non ce la faccio, quindi è prettamente marcato, evidenziato da negatività, ma secondo voi, secondo una vostra logica, può attirare ricchezza e abbondanza? Se non il contrario, povertà. Ecco perché hanno descritto che Gesù era povero. No, ragazzi, non poteva essere mai povero, è stato sempre super ricco e abbondante dentro, altrimenti non poteva attirare le persone. Pensateci un po', se lui non fosse stato ricco e abbondante dentro, non avrebbe avuto seguito. Quindi voi paragonate Gesù un povero straccione, e quindi doveva attirare che cosa? I poveri straccioni? No, lui attirava chiunque, anche persone che avevano una determinata posizione sociale, re, lo volevano conoscere tutti, perché aveva c'è un cane, Marco, che bel nome, attirava tutti, perché il suo stato interiore era il plus ultra della ricchezza e dell'abbondanza. Sono stati di gratitudine, ragazzi. Ecco perché poi hanno immesso il vero cancro, la povertà. Perché il vero cancro, ragazzi, ha il suo corso, il cancro reale per quanto riguarda il corpo fisico, e poi termina, in fase terminale. No, la povertà invece permane, è permanente per l'umanità. Addirittura è trasmissibile attraverso l'educazione, i caratteri ereditari e tutto il resto che ne consegue. È il vero cancro, la povertà, è indelebile, non va via se non viene sradicata nei nostri cuori e nelle nostre menti.
e uno stato interiore. Il maestro non poteva attirare a sé se non fosse stato ricco e abbondante dentro. E tutto ciò si traduce in gratitudine. Quanti di voi ringraziano il mattino appena si alzano? Grazie. Perché cosa? Perché riesco a camminare. Grazie perché riesco a vedere. Anche se non vedo realmente le cose come sono. Grazie perché riesco a sentire. Grazie perché mi hai dato un'intelligenza che mi permette di discernere tutti gli inganni che ci sono su questo piano. Grazie di sentirti dentro. Vedete, si potrebbe ringraziare per una giornata intera per tutte le cose che a noi ci sembrano futili, dovute. Ma ci sono altri fratelli e sorelle che non possono averle. Quindi è una forma di gratitudine. È la gratitudine che compensa il Padre. Grazie. 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 Grazie per qualsiasi cosa. Grazie. Dunque, l'abbondanza e la ricchezza sono stati interiori. E solo se sei ricco e abbondante dentro, puoi manifestarlo anche fuori. Come dentro, così fuori, Ermete Trismegisto. Aveva fatto la sintesi delle sintesi. Come dentro, così fuori. La tua vita è contornata da paure, da negazioni verso te stesso, da sminuire te stesso, da sminuire quello che sei. Bene, avrai ciò. Attirerai a te ciò che sei, quello che senti dentro, quello che ripeti a te stesso. Secondo voi come funzioniamo se non in questo modo? Ripetere a se stessi questo è un mantra potentissimo, ragazzi. È un mantra potentissimo che noi usiamo ogni giorno. E non c'è mantra più potente di quello che noi possiamo effettuare verso noi stessi. Altro che magia nera. Il mantra è potentissimo quando noi ripetiamo a noi stessi: sono sfigato, non sono fortunato, non sono capace. Vedete quante negazioni. Attireremo nella nostra vita i nostri simili. Quindi coloro che sono sfigati, coloro che si lamentano, coloro che non riescono, come noi. Invece bisogna contornarsi di persone che sono come te. Questa non è una forma di discriminazione, che sia ben chiaro. Nessuno discrimina nessuno. È soltanto una questione di risonanza, la famosa risonanza. Vi ho detto già una volta che i muri di Gerico furono fatti cadere con dei corni, con una risonanza. Prima avevano la padronanza delle risonanze, così come è stata costruita la piramide, con delle risonanze. I blocchi di pietra lievitavano. Questo qui lo spiega anche in un libro di Mario Pinkerle. Spiega la risonanza dove nel passato avevano questa padronanza di spostare con il suono, con una vibrazione più che altro. Ecco come furono fatte cadere le mura di Gerico. In poche parole si parla di una sorta di... Vedete come discorsi poi possono...
ampliare. Vi dico questo e poi ritorniamo velocemente e vi saluto. E questa risonanza che avevano usato verso le mura di Gerico riusciva a sgretolare quella sostanza, quella materia o non materia che teneva uniti i blocchi di pietra. Andava a sgretolare. Sapete quando avviene un terremoto? Che smuove. Beh, pensate che avevano questa facoltà e noi l'abbiamo dimenticata. Vedete, se noi leggiamo con attenzione i Vangeli, la Bibbia, è tutto lì. È tutto lì. Vi ricordate quando io cominciai a fare bibbiamoci? Beh, quello era un modo per farvi avvicinare alla Bibbia in modo scherzoso, in modo allegorico. Ma realmente la Bibbia contiene verità. Non bisogna fossilizzarsi su concetti che la Bibbia è così, la Bibbia è colà. Basta saper carpire un qualcosa, perché poi la Bibbia non parla in modo letterale. Capite? Sì, è vero, sono state fatte manipolazioni, trascrizioni, come uno può pensare, però realmente c'è qualcosa di vero. Dovete essere voi, come in questa vita c'è tanta verità ma c'è tanta menzogna. Dovete essere voi a scovare. Non potete fare, ok, di tutta l'erba un fascio. E allo stesso modo non potete dire che la Bibbia è tutta falsa o alterata. Quindi, come potete vedere, la legge di attrazione, che è reale, esiste da sempre, si è anche scritta nei Vangeli. Ricordate che è uno stato interiore e noi attiriamo tutto ciò che siamo dentro. Lo stato interiore attira gli altri stati interiori delle persone. Simile attira simile. Guardate le vostre vite. Non c'è bisogno che vi devo dire questa cosa, ma vi faccio osservare. Guardate le vostre vite e vedete da quali persone siete circondate, se non sono vostri simili. E quindi siete voi che volete vivere nella povertà, oppure scegliere di vivere nella ricchezza, nell'abbondanza. Osservate le vostre vite. Vedete le persone che sono attorno a voi, se non sono come voi o peggio di voi. Ecco la facoltà di scegliere per se stessi. Quando scegli per te stesso, puoi attirare un tuo simile e quindi lavori in sinergia, operi in sinergia, giochi in sinergia, vivi in sinergia. E la sinergia, sapete che è potente, eh? Una noce nel sacco non fa rumore, ma due, tre incominciano a sentirsi. Capite che abbiamo questa facoltà di scegliere? Altrimenti dobbiamo imputare tutto al padre. No, io ho scelto che tu devi essere povero e tu devi essere ricco. È così che pensate? L'essere umano non si assume mai le sue responsabilità, da non confondere con i sensi di colpa. I sensi di colpa è quando sbagli. Bene, hai sbagliato. Però che cosa fai? Da quel senso di colpa che hai sbagliato, prendi quello sbaglio e te lo abbracci perché hai imparato un qualcosa.
La responsabilità invece è assumersi la responsabilità di quell'errore, di quello sbaglio. Ma non bisogna vivere la vita nei sensi di colpa. Il senso di colpa è un rimorso di coscienza e ci si smuove, dico, aia, ho combinato una grande cazzata. Bene, non è male, bene, hai imparato che non devi farlo mai più. Sbagliare è umano, perseguire è diabolico. È chiaro che se ripeti lo stesso errore, beh, allora qui il discorso cambia. Ma voi potete essere tutto ciò che volete, soltanto con una presa di coscienza, smettendola di lamentarvi e di dare sempre la colpa e le responsabilità agli altri. Sappi che non sei perfetto, non lo sarai mai, però puoi mirare alla perfettibilità. Cresci, matura, assumiti le tue responsabilità e continua a vivere con questo concetto. Attiri i tuoi simili, attiri tutti coloro che nel tuo stato interiore si rispecchiano, perché li stai attirando, li attiri. Avete visto quanto di bello e di maestoso c'è nei Vangeli? Va bene. Era questo che volevo dirvi oggi. Ok? Spero, come al solito, di essere utile agli altri. Perché quando non sei utile agli altri, non serve neanche per te stesso. Ciao, voglio.